Buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. Questa sera vi parlo e vi mostro il browser Brave, un browser basato sul motore Chromium, quindi molto simile a Chrome, ma con tanti vantaggi. La navigazione è più veloce, vengono bloccate le pubblicità e i tracker, quindi viene tutelata la propria privacy ed i propri dati, ed inoltre è legato a doppio cappio con un token ERC20 che si chiama Basic Attention Token o BAT, creando un vero e proprio ecosistema che è molto più inclusivo di quello tradizionale nell'online advertising. Questo tocca molto da vicino i content creators come sono io, che hanno come possibilità principale di guadagno la pubblicità, perché propone appunto un nuovo modello basato su un incentivo più inclusivo anche per l'utente finale, che vi descriverò tra poco. Potete scaricare il browser Brave di cui vi sto per parlare attraverso il link che vi propongo in descrizione, che è un mio referral link. Se lo scaricate da lì e lo utilizzate per 30 giorni almeno, mi donerete $5 e io vi ringrazio veramente tanto. E soprattutto, però, al di là della donazione, potrete beneficiare di una esperienza nella navigazione del web molto migliore, ve ne renderete conto. Detto questo, iniziamo con il video. Prima di partire vi ricordo che se apprezzate i miei contenuti ed il mio lavoro, lasciatemi un like, iscrivetevi e cliccate sulla campanellina per non perdervi mai le nuove notizie ed i nuovi video che pubblico. Andiamo a vedere Brave. Sia che noi siamo criptofili e quindi ci interessa molto l'integrazione di Brave col Basic Attention Token e tutto l'ecosistema che ci sta dietro, ma sia che non ce ne freghi niente, di motivi per utilizzare Brave rispetto a Chrome ce ne sono una miriade. Oggi cercherò di esprimerveli. Allora, già dall'apertura e quindi dalla presentazione, quando apriamo una nuova scheda, lo capiamo da queste statistiche che ci vengono presentate. Il numero di tracker bloccati, annunci pubblicitari bloccati, tempo stimato salvato, quindi questo è il tempo che abbiamo risparmiato caricando le pagine web con Brave anziché con un browser tradizionale. Da dove deriva questo risparmio di tempo? Beh, chiaramente ce l'ha già detto in parte, ovvero dal blocco di tutti quegli script, di quei cookies, di quei file che hanno come scopo ultimo recepire i nostri dati indesiderati. Perché non aggiungono nulla alla nostra user experience da persone che navigano il web. Anzi, ce lo rendono più faticoso, più complicato e più computazionalmente oneroso per il nostro dispositivo. Questo perché tutti quei file e quegli script non necessari appunto alla navigazione, ma necessari ovviamente a chi vuole recepire i nostri dati, dietro i quali c'è un mercato immenso, rendono necessario un maggior utilizzo di CPU, un maggior utilizzo di RAM e quindi un rallentamento, un maggior utilizzo di dati, quindi di bandwidth, e quindi un rallentamento del caricamento delle pagine e, se navighiamo da mobile, un maggior utilizzo della batteria. Per dirvi due numeri, la velocità di caricamento delle pagine è 3 volte superiore in media rispetto a Chrome e il risparmio della batteria su mobile devices è del 40%, sempre rispetto all'utilizzo di Chrome, a parità di tempo di navigazione. Tutte queste statistiche sono supportate da studi che, se vi interessa, poi ve li link, ci sono tutte le prove dimostrate, dati alla mano. Quindi abbiamo capito che Brave si propone come browser che cerca di migliorare la user experience, rendendo più fluido e più veloce il caricamento delle pagine, e dall'altro lato di tutelare la privacy e la protezione dei dati personali dell'utente che naviga il web. Questo grazie ad un sistema che è chiamato Brave Shield, che, come dice la parola stessa, fa da scudo a tutti quegli scripts indesiderati. Andiamolo a vedere in breve. Quando noi apriamo un sito e lo navighiamo, automaticamente veniamo bombardati appunto da script e da cookies che cercano di appropriarsi dei nostri dati, vedere il nostro comportamento, tutti ai fini ovviamente di analytics varie. Brave Shield ci mostra subito innanzitutto quante risorse sono state bloccate.
È possibile attivarlo o disattivarlo. Ovviamente io potrei voler attivare tutti quei tracker per qualche motivo, insomma, e pertanto mi dà la possibilità di scelta. Ed inoltre posso scegliere che cosa bloccare e che cosa invece lasciare che funzioni, che giri. Vedete qua, ad esempio, si può bloccare annunci pubblicitari e tracker, connessioni crittografate, cookies, scripts e sistemi di riconoscimento di terze parti. Inoltre la customizzazione è molto più dettagliata perché possiamo aprire anche delle impostazioni avanzate che ci permettono di scegliere in maniera ultra selettiva che cosa bloccare e che cosa non bloccare. A questo si aggiunge la possibilità di bloccare riproduzione automatica, pop-ups e tutte quelle features che erano già disponibili tuttavia su Chrome. Tutto ciò rende veramente veloce e fluida la navigazione. Ve ne accorgerete se lo iniziate ad utilizzare. Ve ne accorgete da subito, fidatevi. Il link ve l'ho lasciato qua sotto, vi ricordo, in descrizione. Oltre a questo, c'è tutto un discorso sull'anonimato. Quindi a Brave sta molto a cuore la privacy e ve ne accorgete se cercate di aprire una finestra in incognito. Come sapete, su Chrome la finestra in incognito non è, cioè la navigazione in incognito non è che sia così tanto in incognito, perché in verità, ad esempio, la cronologia viene salvata da Google sui suoi server e inoltre siamo comunque rintracciabili dai provider, il nostro IP è scoperto, quindi non è che sia tutto così tanto anonimo e non tracciabile. Al contrario, Brave implementa alcune piccole cose che vanno in quella direzione, quali DuckDuckGo come motore di ricerca, che è un motore di ricerca alternativo a Google, incentrato proprio sull'anonimato, che non raccoglie dati né cronologie. Ed implementa la possibilità di fare un onion routing sulla rete Tor. Cosa significa? Significa che navigando sulla rete Tor i nostri dati vengono rimbalzati in più nodi intorno al mondo, rendendoci virtualmente irraggiungibili e intracciabili. E quindi capite bene che abbiamo un livello di anonimato molto maggiore rispetto al browser standard. Per concludere il discorso browser, che poi passiamo quindi a parlare un po' di Basic Attention Token e dell'ecosistema pubblicitario e di content rewarding, che mi tocca molto da vicino, vi dico che qualche dato in più, insomma, Brave è stato sviluppato e creato da Brendan Eich, che è il cofondatore di Mozilla e della Mozilla Corporation, quindi Firefox e Thunderbird per capirci, ed inoltre è il creatore del linguaggio di programmazione JavaScript, quindi è uno che col browsing, col web browsing ci azzecca parecchio. È basato sul motore Chromium e quindi supporta molto bene la maggior parte delle estensioni di Chrome che sono installabili direttamente dal Chrome Web Store. Alcune non sono compatibili, però appunto la maggior parte sì, io ne ho provato un paio e mi trovo veramente bene. Attenzione che però alcune estensioni ci prendono a loro volta un po' di dati, quindi ecco, state attenti se volete l'anonimato totale, non usate estensioni, chiaramente. Ora parliamo un attimino del Basic Attention Token, che si integra alla perfezione con questo browser e gli permette di esprimere al massimo le sue potenzialità. In che modo? Ve la faccio breve perché vorrei fare un video a parte poi sul Basic Attention Token e lo farò. Comunque, c'è un programma che si chiama Brave Rewards che praticamente mira come dice la parola stessa, ricompensare l'attenzione dell'utente e da lì anche il nome Basic Attention Token. In che modo? In primis tramite la visualizzazione e l'interazione con annunci pubblicitari. Ma non abbiamo appena detto che le pubblicità vengono bloccate? Sta proprio lì il punto. Le pubblicità, come ad esempio quelle di AdSense, i banner di AdSense e tutte quelle pubblicità standard, chiamiamole così, i pop-up, quelle pagine che ti si aprono dietro, vengono bloccate e non le avremo più, quindi niente più esperienze invasive. Al contrario, sarà possibile abilitare o no la visualizzazione di pubblicità create ad hoc, quindi leggere sui dati e sul caricamento delle pagine e ottimizzate comunque per l'utente, grazie a una raccolta dati comunque anonima. E inoltre l'utente sarà invogliato ad interagire con queste pubblicità in quanto viene ricompensato
pensato appunto con i Basic Attention Token per la visualizzazione di questi annunci. Quindi dovremmo dire se ci interessano o no, insomma ci sarà tutto un sistema di interazione che ci permetterà di guadagnare a nostra volta. Quindi l'utente finale è incluso nell'ecosistema di incentivi, diciamo così, dell'online advertising, utilizzando appunto come liquidità questo Basic Attention Token. Questo rende tutto il sistema dell'advertising molto più efficiente, a mio parere. Perché? Perché ovviamente l'utente ha più voglia di vedere le pubblicità rispetto a quei bombardamenti che riceviamo in continuazione, che apri una pagina e hai più pubblicità che contenuto, che ti viene voglia anzi di bloccarlo. Ed inoltre, e di conseguenza, anzi, per l'advertiser c'è una maggiore efficienza in quanto si raggiungono direttamente più persone, più potenziali clienti. Questa inclusività è proprio la base che sta dietro all'ecosistema appunto di Basic Attention Token e del programma Brave Rewards. Questo inerente il publishing e l'advertising. C'è tutta quella parte invece che trovo molto interessante, mi tocca molto da vicino, inerenti ai content creators. I content creators adesso per guadagnare qualcosa, e per quello mi tocca da vicino perché lo so bene, devono utilizzare o appunto le pubblicità con il rischio di subissare i loro utenti di pubblicità inutili, oppure non c'è molta scelta, insomma, oppure si può passare attraverso le donazioni con programmi come Patreon piuttosto che anche YouTube permette le donazioni, ma c'è l'intermediario di mezzo che se ne mangia una grossissima percentuale, quindi è per questo che io vi disincentivo a farmi donazioni tramite YouTube, ad esempio, perché se voi mi donate $5, se a me ne arriva la metà è già tanto, credetemi, è veramente un qualcosa di assurdo. Basic Attention Token, nel programma Brave Rewards, prevedono un sistema di contributi, di incentivi che chiunque può fare ai propri content creators preferiti. Se voi ad esempio andate, io adesso l'ho configurato sul mio canale YouTube, se voi visitate il mio canale YouTube e fate finta di non vedere il mio faccione così e quindi non scappate subito e cliccate sull'iconcina del Basic Attention Token, vedete che vi compare che io sono un editore Brave verificato e potete inviarmi una piccola donazione. Ecco, questo banner qui io in realtà lo avevo modificato, customizzato, però non me l'ha ancora salvato. Tuttavia, vedete, potete farmi una piccola donazione e renderla periodica, e ovviamente questo è un ringraziamento, lo vedo come un ringraziamento per il mio lavoro e un incentivo a continuare a produrre contenuti. Vi ricordo, visto che parliamo di donazioni, che i miei contenuti sono e saranno sempre gratuiti a prescindere da donazioni e cose varie. Oltre a questo c'è la possibilità di dare un autocontributo, si chiama, ovvero mensilmente una fetta del mio portafoglio viene distribuita in base al tempo che passo sui diversi siti. Se voi ad esempio passate il 60% del tempo sul mio canale e il restante 40% del tempo sul sito della Tesla, per fare un esempio, in realtà, ecco, se la Tesla fosse un publisher verificato di Brave, cosa che non è perché non credo gliene freghi molto, a loro arriverebbe il 40% e a me il 60% del contributo che voi avete fissato. Vedete, è possibile poi, se voi siete dei publisher, andare ad aggiungere tutti i vostri canali e a mettere i banner, per l'appunto, customizzati con un testo che decidete voi. Vedete, io l'avevo fatto, però non me lo ha salvato. Vedete, ecco, era così, era un po' più carino, però spero che si aggiornerà presto. Quindi questo è quanto, è un ecosistema che a me piace molto perché è inclusivo ed è ha come scopo cercare di portare vantaggi per tutti senza escludere nessuno da questa economia dell'advertising, della creazione di contenuti, e quindi è una cosa molto positiva e alla quale vedo un ottimo futuro. Non a caso 4 milioni di utenti hanno già scaricato e utilizzano in maniera sistematica il browser Brave. Vi incentivo a diventare uno di loro o almeno a provarlo. Trovate il link con il mio referral, quindi se voi lo scaricate con quel link e lo utilizzate per almeno 30 giorni mi donate automaticamente $5 in BAT, che insomma sono sempre graditi, e inoltre voi potrete beneficiare della navigazione con questo browser decisamente più veloce e più bello da usare e più comodo. Quindi ci sono solo vantaggi. Che dire, provate e ditemi la vostra esperienza. Ragazzi, un carissimo
carissimo saluto, a presto e grazie per la vostra attenzione. Ciao a tutti!